che non è solo un sito web, ma è una piattaforma che contiene poi molto di quello di cui abbiamo parlato stamattina, perché al suo interno ha dati, diciamo così, mai visti, che provengono da ISPRA, appunto, che provengono dalla Protezione Civile, ed ha secondo me un grande pregio. Però prima di arrivare a parlare del sito web, presenterei di nuovo i protagonisti della tavola rotonda, che li abbiamo chiamati velocemente: Giovanni Menduni, del Politecnico di Milano, che è di là e che si è occupato con Agid di tutta la piattaforma Open Data, che poi ci racconterà e ci farà vedere con tutti i cantieri in tempo reale e la massima trasparenza per chi vuole andare a vedere cosa succede sul proprio territorio. E anche, questo lo diciamo sempre, anche Mauro, per controllare il lavoro che fa il governo e tutti gli enti che diciamo così lavorano contro il dissesto idrogeologico, ma anche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Abbiamo Alessandro Migliozzi, che è capo ufficio stampa del MIUR, e ci racconterà anche delle sorprese che vengono dal suo ministero, ma ovviamente anche della parte che riguarda il nostro portale dell'edilizia scolastica, perché anche lì ci sono delle mappe, ci sono cantieri, c'è una splendida rubrica che ci racconterà Pier Saggese, che è qui e ne parlerà, cioè il cantiere del giorno, cioè ogni giorno sia sui social che sul sito web trovate un cantiere nelle nostre scuole. Lui lo spiegherà meglio, però scuole nuove, scuole ristrutturate, scuole, come dire, belle e soprattutto sicure. Poi abbiamo Marco Bani, che è capo della segreteria tecnica di Agid, che poi, come dire, smentirà tutto quello che dico io tecnicamente, parlandoci nello specifico delle nuove linee guida che Agid e il governo in generale hanno presentato qualche mese fa e che stanno funzionando benissimo, perché come vedete il nostro sito, lo vedete qui dietro, appunto risponde a queste linee guida, è fedele alle linee guida del governo. Non è l'unico, perché in queste ultime settimane ne sono stati presentati altri, come quello del Ministero delle Infrastrutture, quello del Ministero degli Esteri, la Funzione Pubblica, e poi Alessandra ci dirà quando arriveranno anche loro. Però piano piano, come dire, strutture della Presidenza, strutture collegate e in generale ministeri, in generale i siti web della pubblica amministrazione stanno arrivando non solo graficamente, ma anche su tante altre caratteristiche, ad avere una fisionomia non uguale ma simile e soprattutto semplice, che questa è una cosa a cui tengo particolarmente, perché lo diceva prima anche Fabrizio Curcio, le nuove tecnologie, la nuova comunicazione, quindi anche i social network e gli open data, sono un modo per avvicinare le pubbliche amministrazioni ai cittadini. Sono forse uno dei più grandi strumenti anche, come dire, di facile applicazione di una smart city. Quindi come dire, noi di Italia Sicura ce la mettiamo tutta e stiamo cercando anche, come dire, di portare avanti un percorso che coinvolga il più possibile tutte le amministrazioni pubbliche in questo senso. Quindi un web semplice, accessibile, trasparente, che serva, come dire, per far sì che il cittadino arrivi, in questo caso su Italia Sicura, a cercare il proprio cantiere, il proprio territorio, ma in generale in tutti i ministeri, a cercare servizi e informazioni, e che le trovi facilmente, in tempi rapidi e magari anche, come dire, in modo chiaro. Magari se fai vedere, questa è la home page del sito, scendi un po' e abbiamo portato in home page, ecco giù, la mappa dei cantieri, che prima era, diciamo, all'interno solo della sezione di Sesto, poi l'apriamo dopo con Giovanni Menduni, che ci spiegherà tutte le caratteristiche dell'open data. Se fai vedere anche, come dire, le sotto home page che riguardano una il dissesto, una infrastruttura idriche dissesto, come vedete abbiamo, e di questo ringrazio il team grafica e web di Invitalia,
abbiamo dato, come dire, una connotazione particolare, una grafica anche qui molto semplice alle varie sezioni, per dare subito l'impatto di cosa si va a trovare. Questo è acque pulite, quindi tutto quello che riguarda le infrastrutture idriche. Vi ricordo che sulle infrastrutture idriche abbiamo anche il portale dell'acqua, che per la prima volta, diciamo, a livello nazionale sono stati raccolti tutti i dati che riguardano il settore idrico. E poi c'è la parte di scuole, di cui parlerà Saggese meglio, dove appunto trovate anche quello che vi dicevo prima, il cantiere del giorno, anche se quello è anche non peggio, vero? E poi, se fai vedere velocemente anche la parte social, questo è Facebook, e ce n'è, come dire, un altro anche dedicato all'edilizia scolastica. Abbiamo Twitter, abbiamo Instagram, Flickr, YouTube, insomma siamo un po' su tutte le piattaforme. A volte, come dire, poi chiudo e passo la parola agli altri, viene detto sì, però queste piattaforme non portano subito dei risultati in termini, come dire, di numeri, soprattutto se una pubblica amministrazione è settoriale o si occupa di un solo argomento. Questo è un falso problema, perché in realtà, a parte che non è vero, ma esserci significa, come dire, presidiare delle piattaforme e dei bacini di utenza, chiamiamoli così, che mai andranno, come dire, a leggersi o a informarsi su quello che facciamo sulle piattaforme tradizionali. Ormai si arriva alle notizie tramite questi mezzi, quindi noi cerchiamo ogni giorno, sia noi che le scuole, di dare conto di quanto facciamo, di far vedere i cantieri e di, appunto, di far sì che il lavoro del governo sia un po' condiviso da tutti, anche con un linguaggio semplice, che non guasta in questi casi quando si parla, come dire, di opere anche un po' complicate. Su, come dire, la fedeltà alle linee guida del governo, passo la parola a Marco Bani di Agid, così che ci darà una pagella.